Ha fatto tappa a Rimini il treno verde, il convoglio ambientalista che Lega Ambiente e Ferrovie dello Stato stanno portando in giro per il paese per promuovere la mobilità sostenibile. Secondo i dati dell'ISFORT, negli ultimi 15 anni in Italia è aumentato l'uso dell'auto a discapito della bicicletta, dei mezzi urbani e dei piedi. Abbiamo fiducia nei ragazzi, nelle nuove generazioni e proprio a loro è giusto che noi continuiamo a spiegare, a far vedere qual è, come si va verso un mondo migliore. Poi peraltro non a caso in questi giorni ad attualità i problemi dei cambiamenti climatici collegati strettamente all'occupazione del suolo da parte delle auto nelle nostre città, all'inquinamento atmosferico. L'iniziativa ha coinvolto alcune classi di studenti che hanno appreso anche il peso dell'inquinamento acustico dei mezzi su gomma attraverso una simulazione. Ma quanto è difficile scardinare anche nei riminesi alcune abitudini che portano a spostarsi in maniera non sostenibile? Fatte le ciclabili, bisogna comunque attendere un po' di tempo prima che davvero sempre più persone si attrezzino e si abituino soprattutto a utilizzare le vie ciclabili, le biciclette e anche i nuovi mezzi del trasporto pubblico locale che stiamo realizzando. Ferrovie dello Stato, che ruolo può giocare nel migliorare la sostenibilità dei sistemi di trasporto? Qui in Emilia-Romagna abbiamo praticamente la quasi totalità del servizio che viene svolto con treno elettrico. Poi le stazioni svolgono anche un ruolo di hub intermodali e quindi consentono di fare il mix fra i diversi modi di trasporto condivisi.